Giusto pareggio all'Aragona per 2-2 fra Vastese e Fiuggi al termine di 90 minuti combattuti. Per la squadra di Fulvio D'Adderio il gol quasi allo scadere di Capitanio è servito per evitare il KO. Con la serie positiva che arriva a quota 10 anche se la zona playoff ora è un po' più lontana. La cronaca al quarto minuto, Basilico per gli ospiti in area aragonese carica il tiro ma conclude centralmente fra le braccia di Di Rienzo. Al settimo, ospite a sorpresa in vantaggio con Gaetani che in sospetta posizione di fuori gioco si ritrova a due passi da Di Rienzo mettendo il pallone in rete. Proteste abruzzesi inutili con il gol che viene convalidato. Gelo all'Aragona con i padroni di casa sotto. La squadra del presidente Bolami accusa il colpo e impiega qualche minuto a reagire. Al 17esimo, al primo vero affondo, però la Vastese pareggia. Martiniello, servito sulla tre quarti, se ne va verso la destra e poi calcia dai 18 metri trovando la respinta difettosa di Atzeni con la palla che arriva a Mamona che non sbaglia per il gol dell'1-1. Ristabilita la parità, i padroni di casa continuano a premere anche se il Fiuggi non sta certo a guardare, visto che al 21esimo Proia, direttamente su angolo, mette la palla di un soffio sopra la traversa. Gara godibile con le due formazioni che non si risparmiano alla ricerca di altre reti. Al 24esimo si rivede la squadra locale ancora con un ispirato Martiniello che in area manca però il bersaglio grosso. Poi una lunga fase di stanca con equilibrio ma poche emozioni con le due squadre che rientrano così negli spogliatoi dopo 45 minuti sul risultato di 1-1. Nella ripresa al secondo minuto Fiuggi pericoloso con un tiro di Gaetani parato a terra da Di Rienzo. Al terzo Di Prisco vicinissimo al 2-1 abruzzese ma Atzeni sul primo palo respinge. Avvio di ripresa pirotecnico visto che al quarto Martiniello per la Vastese in area mira l'angolino con il portiere ospite che riesce ancora a salvare. All'11esimo clamorosa invece l'occasione per i laziali con Tornatore che in area abruzzese a due metri da Di Rienzo non riesce a mettere il pallone in rete anche per l'intervento dei difensori di casa. Spinge ora la formazione di Incocciati con Di Rienzo che al 16esimo con un miracolo evita il gol ospite. Il vantaggio laziale è nell'aria e arriva al 20esimo ancora con Gaetani implacabile con una conclusione chirurgica a superare il portiere della Vastese. Fiuggi 2, Vastese 1 e tutto da rifare per la squadra di D'Adderio che nonostante alcuni cambi stenta ancora una volta a reagire così come era accaduto nel primo tempo. Nel finale però la sorpresa positiva per i padroni di casa che al 44esimo trovano il gol del 2-2 in mischia con Capitanio che evita così alla sua squadra il KO. 2-2 il finale di questa partita, una gara molto combattuta, probabilmente alla fine il risultato più giusto, è d'accordo? Ma diciamo che potevamo anche perdere, il risultato non dico più giusto perché dopo abbiamo creato anche noi, però loro ci hanno messo in difficoltà. C'è stato un quarto d'ora che prima o poi aspettavamo che facessero gol e devo dire che forse la migliore squadra vista finora. Bisogna essere obiettivi, ma devo riconoscere questo Fiuggi che ha tanta qualità e non solo qualità, anche corsa. Recriminazioni in casa biancorossa per il gol del vantaggio di Gaetani che è sembrato in fuorigioco. Lei, mister, dalla panchina cosa ha visto? Ma io ho visto che guardando il portiere che uscisse dalla porta, invece ho visto l'avversario che usciva dalla nostra porta, ho visto questo e quindi non ho visto il mio portiere, ho visto l'avversario, però al di là di questo è stato dato rete, siamo stati poi bravi a crederci per riprendere, però bisogna accettare tutte le cose, si commettono anche errori, se ci sono, perché poi bisogna anche verificarli. Dalla postazione mia ho visto quest'uomo uscire in ultimo, mi sembrava automatico il fuorigioco, però non c'è stato, abbiamo anche protestato un po', però nel giusto modo e poi diciamo che abbiamo trovato il gol con il tiro di Martiniello e Mamona che è rientrato, però bisogna essere obiettivi che oggi abbiamo visto una squadra che non merita sicuramente il posto di classifica che occupa e nello stesso tempo una squadra che gioca bene. Ha detto D'Adderio, Fiuggi la migliore squadra vista a Vasto. Sono d'accordo, credo che lo siamo un po' tutti. La prestazione è stata una prestazione diciamo con delle letture importanti che necessariamente questo gioco desidera avere, quindi per noi, per me allenatori che prediligono che una squadra prevalentemente sappia giocare al calcio, sappiamo quanto sia difficile inculcare nei ragazzi giovani, soprattutto così giovani, che hanno necessità di crescere, quindi quando vedi una squadra che si
presenta fuori casa con queste certezze, significa che il lavoro sta dando dei frutti, ma non a me, soprattutto a loro, perché io il mio massimo impegno è quello di cercare di migliorare le loro abilità e semmai inserire delle nuove che loro magari ancora non conoscono, perché credo per storia, sia da calciatore che da allenatore, essendo io allenatore di prima categoria, posso trasmettere ai miei ragazzi. Non è semplice, perché non ci vuole solo la chiave che giri come quando devi accendere la macchina, ci vuole il tempo, e quindi quando è un periodo importante che stiamo facendo sotto l'aspetto del gioco, e questo mi fortifica, perché significa che stanno apprendendo cose importanti che serviranno sicuramente al loro proseguo di questo gioco, se vogliono fare i calciatori.